assaggio. Mi raccomando, se vi siete persi tutti gli altri video assaggi, fermate a vedere quei video. Io direi di iniziare subito, tanto ormai questo è il quarto video che registriamo, quindi già sapete pure voi mentre ci perdiamo in chiacchiere. Iniziamo sempre col dolce, quindi vai. Ok, inizierei da questo. Ok, Bounty. Cocco e cioccolato fondente, giusto? Ah, ok, questa è la diversità. Ok. Sì. È uscito un po' di tempo fa, all'interno ce ne stanno due, però sinceramente non l'ho mai trovato e poi non abbiamo mai avuto modo di provarli. Ce ne spacchiamo uno. Sì, sì. Ah, piccolo. Super fondente. L'ho distrutto, aspettate. Vai, prendi tutti i due pezzi. Questi tu. È buonissimo. Niente male. Il cocco si sente molto. Il cioccolato fondente non si sente per niente. No, si sente. Ma non è molto... Mi aspettavo molto di peggio. Buono. Anzi, secondo me, essendo che il cioccolato fondente è cioccolato fondente, il cocco prevale molto di più. Non è quella cosa tutta dolce. Buonissimo. Buono. Mi aspettavo molto di peggio. Io pensavo che fosse... questa combo... Come dici pure tu? Non è la mia preferita, però è molto buono. Approvato. Non me l'aspettavo. Wow, io un 8 glielo do. Stavo dicendo la stessa cosa, per me è un 8. Ma volevo tutto il video. Wow. Okay. È la prima volta che iniziamo bene. Infatti, finiremo male? Sì, secondo me sì. Vediamo un attimo. Ok, abbiamo visto questa cosa già sapendo che non sarebbe stato niente di che. Com'è? Marchio? Donut choc. No, tease. Tease. Donut choc. Choco. 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 Ho paura. Aiuto. Oddio, che buon odore. Vuoi se c'è sempre così? Guarda qua. Non mi dico. Ciabellina! Sembra l'odore del plum cake. Proviamo. Spero che la cioccolata non sia scadente. Morbidissimo. Questo pezzo è mio. Oh. Buono. Niente il farcito, guarda. Ma che sta succedendo? Ma quello non si può mangiare. Sono in otto. Sono buonissime. Wow. Non è chimico. Il cioccolato è buono. La prendo in bocca. Questo me l'avrei mai detto. Che sta succedendo? No, io anche questo, 7,5. 7,5-8. Sì, mo quello che è un marchio abbastanza conosciuto ci deluderà. Che non ci resta che andremo nel salato. Salato. Allora, molto semplice. Sempre di questo marchio meraviglioso. Fox Nut and Snack. Le patatine, patatina, pepe nero e sale marino. Questo oggi per rimanere in tema, sale marino. Tra sweet chili e sale marino. Queste le patatine, anche questo, cioè proprio come sono, la consistenza, il sapore, la croccantezza. Come non detto, il pepe non dà fastidio. No. All'inizio sai che se mi ha dato la sensazione? Lime e pepe rosa. Se infatti questo dicendo ci manca solo il lime e la qualità proprio molto simile.
il pepe non è forte, si sente, cioè non è che si sente, si percepisce, ma non è non dà fastidio, che pizzica, che è uno dei migliori video assaggio. Questa è una tiravatta. Il sapore ricorda tanto lime e peperosa. Questo macchio. Pure la freschezza. Cioè la... Non c'è lime, ma sembra come se ci fosse. Sì. No, Robin. Adoro. Ultima e basta. Wow. Che sta succedendo oggi? Voto 8 e mezzo. Preso. Ok, anche 9. Beviamo e prendiamo la bibita. La bibita di questo video è questa. Arizona, colore meraviglioso. Arizona green tea and peach. Pesca. Peach. Ma sai, ero convinta che fosse arancia, invece ne è proprio pesca. No, pesca. Questa è la piccolina, non la riuscirò mai ad aprire, perché è un problema con queste aperture. Un po' frizzantina. Un sapore, cioè non sembra il tè, è un po' come tipo Sprite. No, sembra la zappa. Sembra la Sprite, ma anche l'odore sembra tipo Sprite. No, che sta succedendo? Quando avevo detto che l'Arizona era... No, ma a me piace così. Ti piace? Io la stavo per bocciare. No, è bevibile, no, però non ha berretta questa. Lion! Se questo... Non ci vede, se questo ci depute, se c'è lo faccio. Nestlé! Allora, noi questi non siamo mai riusciti a capire alla fine. Io suppongo che sia cereali, quindi Lion, non c'è scritto, e sotto base al cioccolato bianco. Mi sembra che italiano non c'era. Come sempre, okay. Davanti. E quindi non ci resta che assaggiare. Ok. Quante ce ne stanno? 4. Che cosa? Come sulla di barretti della fitness. Come sulla copertina? Cosa ci sarà sopra? Non so cosa avrei fatto. Più sono pure la vena. Avrei fatto più solo di cioccolato bianco, sai? Però si sente. È buono. Però sopra non c'è tipo miele. Non riesco a capire, lo sai come è stato unito? O caramello, giusto un po'? È veramente buono. Aspetto la mattina. La vena. Non sono stata magari un po' col caramello o sì, sì. No, no, caramello. Caramello? Mi piace a me. Anche a me. 8 8 e mezzo. 8 e mezzo. Piaciuto, meno male. Mamma mia. Di solito è una garanzia. Stiamo parlando di queste Pringles nuove. Penso siano nuove. Sì. Abbiamo provato pure tutte le novità Pringles. Quindi se vi siete persi il video, ve lo lascio giù. Allora, roast beef. Roast beef e mustard. Chissà. Noi provammo senape e... il miele, era buono, quindi penso, speriamo. Mi sente la mostarda? Vediamo. Si presenta come colorazione, come la classica. Esplosione. È forte. Un po' forte. Tanto forte, però io sento sta carne, cioè questa, cioè non sento la mostarda,
poi tutto insieme. Però lo sai che sembra? All'inizio ti arriva quell'esplosione, poi dopo un po' si attende, si attende. Non riesco a capire se mi piacciono oppure no. Si usa pure all'improvviso di candy. No. Affumicato. Esatto, bravo, affumicato. Affumicato? Poi dopo si perde completamente. Perché tu quando prendi la parte un po' più con l'aroma, capito? Oh, no. Più buona. Solo quando le finisci tu ti riesci a capire il gusto. Non è quella patatina che fa dire oh mio Dio, quel gusto. Un po' pesante. No, pesante. Però all'inizio, perché poi svanisce. Sì. Però cioè, sono buone. C'è pure l'aglio. Vero. Che cos'è? Aglio, cipolla. Però buone. Ma sai, non so, stare in mezzo. Sono particolari. Sono molto buone. 7,5, 7? Stavo dicendo 7. Ci sta. A mio avviso sono buone. Un po' un gusto, non riuscite a capire bene alla fine, perché è proprio un misto. Cioè, particolare. Esatto. Ah sì, ci no, sta. Accettabile. Questo video è andato bene. Salve. Ok, noi andiamo a registrare gli altri e speriamo che anche il quarto video assaggio vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.